Allora, questa mattina 11 lavoratrici della Marca, l'azienda di soccorso delle pulizie dell'ospedale, si sono sentite male, sono qui al pronto soccorso. Siamo con Sabrina Drago, rappresentante sindacale della UGL. Che cosa è successo? Allora, stamattina siamo arrivate per prendere servizio. Abbiamo utilizzato la lavanderia per prendere i prodotti ed è uscito dalla lavanderia un odore acre di acido, una situazione che perdura da vario tempo, ma dato che ieri è stato detto dalla direzione di chiudere sempre alla porta della lavanderia, quindi noi ci siamo trovati ad aprire, chiudere, e quindi questo acido è rimasto all'interno. E mentre stavamo prendendo lavoro, siamo andati appunto a prendere lavoro, e nei nostri reparti abbiamo iniziato a tossire, a avere i primi sintomi, occhi rossi, vomito. Io personalmente sono svenuta, un'altra mia collega è svenuta, tremore, un'altra mia collega adesso è in camera intensiva, e quindi abbiamo avuto problematiche, ci siamo rivolte. Ma è una situazione che avete già segnalato all'azienda? Sì, noi come UGL avevamo già scritto con il nostro sindacalista Alfredo Valeggio alla Marcas, la quale appunto ci ha risposto che praticamente non è vero che, insomma, che c'è questa situazione, ecco. Altre sue colleghe si erano già sentite male in passato. Sì, altre mie colleghe si sono sentite male, è la terza volta che viene al pronto soccorso, altre si sentono male con epistassi, occhi rossi, voce che cala. Comunque questo problema da alcuni mesi abbiamo sempre espresso al capo del personale che abbiamo questa problematica, che comunque questi prodotti ci danno una forma di allergia. Non ci hanno mai ascoltato, siamo ricorse tutte purtroppo al pronto soccorso. Cambiato questi prodotti, abbiamo questi problemi. Sono 15 anni che chi 15, chi 20 che facciamo questo servizio per l'ospedale, non abbiamo mai avuto nessun problema di salute riguardo ai prodotti con quelli precedenti. Con questi purtroppo abbiamo delle conseguenze di allergie. Si era già sentita male altre volte. Già 2 volte, una in camera intensiva, sono stata per 2 ore in camera intensiva, sono andata all'INAIL come infortunio 6 giorni una volta, 6 giorni un'altra, in altri 4 giorni me l'ha data la mia dottoressa per lo stesso problema e stamattina la stessa cosa. E loro dicono che è impossibile che ci siano tutti questi fumi, che io sono allergica, però io non ho mai avuto allergie, mai avuto. Quindi non so, cioè da quando hanno cambiato i prodotti, perché prima io con gli altri prodotti stavo benissimo ed è da 10 anni che lavoro, quasi 11, e non ho mai avuto problemi, adesso da settembre che ho questi problemi. Cioè, ma io sto veramente male, guarda i miei occhi. Quel cortisone.